Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo incontro. Allora, vi dico subito che in relazione a quanto mi avete chiesto, lo scrivo anche qui sotto ad ogni video, in descrizione, troverete i link utili che rimandano ad altri video, e questo è il primo passo per giungere ad una raccolta di video omogenei per prepararvi al concorso. Molto semplicemente, voi avrete una facoltà, una facilitazione in più nel poter vedere e cercare video che vi interessa in quel momento, e per fare poi dei collegamenti per decidere di vederlo dopo, per decidere di rivederlo in qualsiasi istante, lo potete salvare. Ho dato anche le mie mail francesco samani tube, molto originale, è correlato a YouTube, scritto, ho accorciato poco poco, gmail.com. Vi ringrazio perché siete veramente tanti a seguirmi, tanti a commentare, tanti a iscrivervi e tanti a ringraziarmi. Allora, come detto nei video precedenti relativi all'ambiente, alla formazione, alla lezione, vi ho anche detto che era molto importante la parola inclusione, e relativamente a questo discorso voglio citarvi degli articoli. Vi avevo detto, vi avevo anticipato che vi avrei dato delle bibliografie. Allora, c'è un report 15 della Future Lab, Future Lab, scritto, e inclusion, double point learning difficulties, questo è il titolo, and digital technologies. Gli autori sono Chris Abbott, e King's College di Londra. Londra. Ok. E come vedete, anche in questo testo e in questo articolo si parla sempre delle difficoltà relativamente alle lezioni, all'apprendimento e alle tecnologie digitali, che di fatto non dico che ci sono state imposte solamente, ma l'Italia, diciamo, ha accolto tante ricerche che mostrano come le nuove tecnologie possono dare un aiuto a tanti, e quindi tra queste nuove tecnologie, come vi rimando ad altri video, troviamo addirittura nuove metodologie didattiche, e troviamo proprio tra le competenze richieste dai docenti la competenza digitale e la tanto usata parola TIC, tecnologie innovative di comunicazione. Di fatto, stiamo sempre ruotando rispetto alla centralità dello studente, e quando essi, lo studente, gli studenti, quindi essi hanno difficoltà di vario genere, potrebbero anche rientrare nei BES, bisogni educativi speciali. Ovviamente qui troviamo tante sottocategorie, DSA,
disturbi specifici dell'apprendimento, DAA, disturbi aspecifici dell'apprendimento, studenti con 104, quindi che hanno bisogno anche magari di 8 ore di insegnanti di sostegno, articolo 3,3, eccetera, eccetera, piuttosto che difficoltà socio-economiche. Quindi faccio così in basso e ci metto 1 euro, eccetera, eccetera. E beh, si raccolgono tutti. E in questi articoli che vi ho fatto, cioè che io ho già studiato, già letto, già valutato, che ovviamente vanno oltre a ciò che troverete nell'edizione Simone, piuttosto che Edises, piuttosto che nei corsi, insomma, che fanno online, peraltro a pagamento. Allora, essenzialmente viene valutato il fatto, viene fatta una discussione sul ruolo che la tecnologia ha sull'apprendimento, gioca sull'apprendimento. E questo approccio, questa valutazione viene fatta relativamente a differenti gruppi di studenti. Spesso gli studenti possono avere più o meno difficoltà e ci sono differenti gruppi di studenti che possono rispondere positivamente alle tecnologie, ovviamente alle tecnologie innovative della didattica. E quindi che cosa viene fatto in questa ricerca? Viene fatta una valutazione dell'educazione, dice, di tutti all young people, di tutti gli studenti, inclusi quelli che hanno difficoltà ad apprendere. E le learning difficulties, quindi le difficoltà di apprendimento, diciamo già allora, una difficoltà di apprendimento è già una variazione rispetto a termini ormai più, cioè diventati obsoleti, come i termini di handicap, cioè l'handicap, che rappresenta una difficoltà, una limitazione, spesso viene sostituito con parole quali bisogni speciali, bisogni educativi, difficoltà di apprendimento, eccetera, eccetera. Essenzialmente le tecnologie innovative cominciano a diffondersi dal 1980 in poi. Diamo quindi un riferimento temporale. Nella letteratura, da questo punto in poi, cominciano a esserci parole quali e-learning, quindi l'apprendimento tramite strumenti digitali, e inclusion, l'inclusione che avviene tramite il valore aggiunto che danno questi strumenti digitali, le digital technologies, che sono le tecnologie digitali. Quindi tutto questo si può conseguire attraverso tecnologie digitali. Di fatto io sto utilizzando una lavagna interattiva virtuale e tramite essa io sto facendo una lezione che potrebbe essere tranquillamente una lezione che vi avrei voluto fare in loco con una lavagna reale,
Quindi in realtà poi l'apprendimento attraverso metodologie di e-learning tramite DAD, didattica a distanza, eccetera, eccetera, permettono comunque a tutti di avere accesso alla cultura. Tra l'altro ricordate l'articolo 33 della Costituzione e altri articoli per i quali il nostro paese vuole garantire a tutti i meritevoli il diritto, obbligo, insomma, di studio e di apprendimento. Ecco perché poi è tanto importante la scuola dell'inclusione ed è tanto importante cercare di dare pari opportunità a tutti. Tra le difficoltà di apprendimento viene valutata che l'inclusione è un principio fondamentale degli esseri umani, giusto, e quindi l'inclusione è un processo successivo, è un'evoluzione che avviene nella scuola per la quale si cerca di andare incontro a tutte le esigenze degli studenti. L'integrazione, un termine che veniva utilizzato, era il processo attraverso le scuole e altre istituzioni avevano cominciato a fare dei piccoli cambiamenti per dare la possibilità a studenti con difficoltà di apprendimento di magari avere delle lezioni condivise, avere un accesso più facilitato alle building, alle costruzioni, alle scuole, delle facilitazioni anche quali per chi sta sulla sedia a rotelle, delle scale mobili, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio si comincia a parlare di integrazione. Successivamente si parla anche con un termine inclusione, che è il termine, diciamo, più importante per quanto riguarda questo concorso. E che sottintende un concetto, concetti fondamentali di giustizia, di correttezza, di realtà, anche di moralità, e che va incontro a tutti gli studenti, anche quelli che hanno bisogni speciali. Bene, fatte queste premesse, desidero anche parlarvi di di altri libri, di altre riviste internazionali più o meno famose, sicuramente poco famose in Italia, e una di queste si chiama, quindi ve lo do sempre come bibliografia, Professional Development for Inclusive Schooling, di Robin Robinson. E Susan, oddio, sono andato un po' giù, chiedo scusa, con la Z, Susan Carrington. In quest'altra rivista vengono affrontate gli effetti delle scuole inclusive e è quello che viene richiesto agli insegnanti.
Diciamo che viene valutata anche la difficoltà che c'è stata da parte dei docenti di andare incontro verso tutte. Cioè, quando si parla della scuola dell'inclusione, essenzialmente questa scuola dell'inclusione da chi deve essere effettuata, soprattutto in maniera maggiore dai docenti. E quindi c'è stata una. Non so se esiste questa parola in inglese, sì, una riculturizzazione. E una rimodulazione della preparazione del docente, il quale deve andare incontro a queste nuove esigenze. Abbiamo parlato che relativamente all'innovazione, all'inclusione didattica, rinnoviamo questo concetto è fo di fondamentale importanza l'ambiente, e l'ambiente è qualcosa di molto esteso, che non è solo l'ambiente fisico, ma è anche l'ambiente, lo spazio mentale, culturale, organizzativo, emotivo, affettivo, eccetera, eccetera. L'ambiente, abbiamo parlato anche dell'ambiente fisico e abbiamo parlato del ruolo che riveste la tecnologia. Abbiamo detto che ci possono essere, cioè la realtà è in continua innovazione, però ci possono essere diversi fattori che frenano, diciamo, anche queste tecnologie. Perché quali possono essere questi fattori? Non tutte le scuole magari hanno lo stesso livello di dotazioni informatiche, quindi di dotazioni di computer, quindi disequilibrio o non omogeneità di attrezzature digitali. Poi anche disequilibrio, non omogeneità di docenti che conoscono e padroneggiano questi nuovi magari software, queste nuove metodologie. E quindi c'è anche ci possono essere difficoltà a livello proprio dei docenti, no? Ecco perché poi spetta ad ognuno di noi il continuo aggiornamento e spetta anche a voi dimostrare le vostre competenze e vi saranno sicuramente chieste al concorso. Poi c'è anche uno sfasamento tecnologico tra le tecnologie attuali, le potenzialità delle tecnologie attuali e le tecnologie che si trovano nella scuola, cioè la scuola una volta che fa una spesa, quindi chiamiamola effetto temporale, chiamiamolo effetto ritardo, tecnologie a scuola. Cioè risulta evidente che in tantissimi, non so quanti di voi hanno avuto esperienza a scuola, credo abbastanza, e tanti si sono resi conto, insomma, che la scuola magari ha un laboratorio che ha 10 anni e ha magari dei software obsoleti e dei software o degli hardware che non consentono l'utilizzo di software magari come AutoCAD, SolidWorks, piuttosto che Office, magari un pacchetto che non richiede tanta potenza, però già magari avere a disposizione un Office 2016 piuttosto che un Office 2020 è sicuramente meglio rispetto a un Office 2012. Quindi purtroppo c'è un effetto ritardo che sappiamo che le tecnologie corrono veramente in fretta e non sempre le scuole hanno sufficiente capacità economiche per stare dietro a queste tecnologie. Anche perché gli studenti hanno delle aspettative elevate, studenti con elevate aspettative. Ormai i nostri studenti sono studenti che sono nati con smartphone, PC, tablet, che più ne ha più ne metta, e quindi sono proprio nativi digitali, sono loro i veri nativi digitali, per cui a volte loro si aspettano dalla scuola un cambiamento. C'era un video molto caruccio che girava che era una denuncia alla difficoltà della scuola di adattarsi ai tempi, per cui
si facevano vedere delle lezioni di 100 anni fa e delle lezioni di adesso, e si dice: beh, cosa è cambiato? È cambiato poco rispetto ai mezzi e alle tecnologie che ci sono. Vabbè, io direi che con le difficoltà, cioè ovviamente quando affrontiamo un argomento dobbiamo sempre vedere i pro, i contro, la realtà e la condizione ideale. Ovviamente cioè, ci sono sempre discrepanze, ci sono sempre magari delle non coincidenze, e quindi vanno valutate, cioè bisogna calarsi nella realtà e vanno fatte questi anche ragionamenti, che poi diventano utili, ad esempio, nei confronti di un concorso, perché magari già il docente si rende conto delle vostre risposte, dice: ammazza, questo insegnante, questo concorsista si sta già calando in quasi tutto quello nel mondo della docenza, di tutto quello che è bello e meraviglioso, però poi dei limiti che ci sono, e quindi di un compromesso che bisogna trovare, perché poi non è tutto così semplice, così scontato, così evidente. La teoria è una cosa, la realtà è un'altra, e purtroppo le due strade non vanno sempre a convergenza, cioè ci vuole sempre del tempo e non sempre si riescono a raggiungere tali obiettivi. Allora, la LIM comincia a essere molto diffusa nelle aule, per molto intendo che nella scuola mediamente ce ne sono almeno due o tre. Non dimenticatevi le scuole nelle quali per ogni classe c'è una LIM. Altre tecnologie sono i dispositivi mobili, quali i tablet, che in altri paesi in Italia ancora poco vengono utilizzati, nei quali voi sapete che ormai quasi tutti i libri hanno anche una versione digitale, è possibile quindi portarsi tutti i libri digitalmente con un solo tablet, ed evitare di portarsi tutti i libroni e quindi magari permettere agli studenti un accesso più semplice dei testi. Ovviamente fra una decina d'anni probabilmente quello che sto dicendo io già si concretizzerà. Poi ovviamente ci sono pro e contro. Io sono sicuramente un docente forse vecchio stampo, che ama il libro cartaceo, ama il libro non digitale, non volatile, e quindi probabilmente sono più un tradizionalista. Spesso viene parlato, cioè vengono usati i termini classe 2.0, il termine classe 2.0, che è un ambiente formativo. Diamo una definizione: ambiente formativo tecnologico centrato sull'autonomia del discente, quindi dello studente, e sulla cooperazione tra gli utenti. Questo viene detto in maniera più o meno esplicita dal decreto legislativo 107, dalla legge, diciamo, del 2015. Da una delle riforme della buona scuola, quindi le classi 2.0. Sicuramente ci sarebbero da fare anche considerazioni pedagogiche, però molte le trovate su altri video. Sicuramente vi ricordo il metodo Montessori, Maria Montessori, che visse dal 1870 al 1952, ed è diciamo un ambiente di apprendimento pedagogico dove la dottoressa Montessori, una donna, quindi medico, ha cominciato a occuparsi concretamente di problemi didattici, cognitivi, educativi e scolastici.
era favorevole all'analisi e studio, lei, Montessori, dei bambini nella vita reale, e quindi i quali avevano diritto di essere studiati, analizzati, al fine di essere compresi. Cioè, per comprendere i meccanismi di apprendimento e socializzazione che caratterizzano i bambini stessi, quindi comprendere cosa meccanismi di apprendimento e socializzazione. Secondo la dottoressa Montessori, uno degli elementi che veniva preso sotto gamba, che veniva trascurato, era la psiche del bambino. In questo caso sono assolutamente d'accordo, c'è cioè tutta la psicologia che c'è dietro la storia di un bambino e quindi tutte le potenzialità, tutte le risorse che ne derivano, perché hanno dentro di sé, hanno tanta energia che purtroppo in un modo o nell'altro viene dalla scuola repressa e quindi l'impulso originario viene represso e quindi a volte, anche secondo altri autori, psichiatri, psicologi, qui ci può essere l'origine di comportamenti, lasciatemi parlare il termine, difettivi, quindi comportamenti dal punto di vista psicologico, secondo analisi, attraverso l'analisi dello studio dei bambini e secondo a causa della repressione, possono nascere impulsi repressi che sono origine di comportamenti disfunzionali, quindi creano una disfunzione e tra queste viene citata ad esempio l'iperattività, che tra l'altro comincia a essere molto diffusa. Anche gli insegnanti di sostegno sono decisamente aumentati. Questa in realtà non è una visione, a mio avviso, molto lontana. Se noi andiamo a studiare e a leggere Freud, ci rendiamo conto che il superio ha un'influenza enorme sulla nascita poi di nevrosi, perché le insensibilità degli adulti, le incomprensioni degli adulti, mettere troppi freni alla vivacità e alla caratteristica, all'essenza dei bambini, dei nostri studenti, poi può causare in loro delle disfunzioni. Allora, la dottoressa Montessori allestì un ambiente innovativo che chiamò la casa dei bambini. La casa era, diciamo, aveva degli spazi organizzati in maniera differente. Come vedete, ricorre spesso vado qui a destra, il termine spazio, ambiente, che deve essere anche curativo, che deve essere visto come il posto sicuro. Le classi non devono essere numerose. In Italia si dice riduciamo le classi pollaio, no? Quindi la numerosità di studenti nelle classi. Vengono analizzati tanti fattori. Uno tra dei fattori che vengono analizzati è un fattore che ho letto nei miei commenti. Il linguaggio funzionale da utilizzare in classe, cioè quale linguaggio, quindi ovviamente per avere poi capacità di linguaggio il docente deve studiare, ma siccome parliamo anche di spazio, di comunicazione, di tempo, parliamo essenzialmente di tutta l'attività didattica, chiamiamolo linguaggio funzionale. E in questo voi dovrete stare molto attenti perché soprattutto nelle prove scritte ed orali, quindi io adesso mi riferisco un pochettino a tutti i concorsi, verranno valutate anche le capacità espressive, le capacità di rimodulare le diverse conoscenze a seconda delle richieste che vi vengono fatte, dove
saranno sempre di carattere, le richieste saranno sempre di carattere metodologico, però andranno anche a valutare, verranno anche valutate le competenze metodologiche e didattiche professionali del docente. Abbiamo detto come il cognitivismo, la metacognizione, eccetera, eccetera, hanno influenzato le varie conoscenze, e quando abbiamo parlato ovviamente di laboratorio e di vari tipi di didattica, sicuramente un'altra, sempre la legge 107 del 2015, quindi mettiamoci dentro sempre un pochettino di legislazione, ha sancito la necessità di riportare al centro come metodologia didattica la didattica laboratoriale. Io ho fatto diversi video sulla la didattica laboratoriale. Sappiate inoltre che una metodologia non esclude l'altra, cioè la didattica laboratoriale, ad esempio, si sposa a meraviglia col cooperative learning, anche magari considerando che in un laboratorio potrebbero non esserci sufficienti computer, e allora magari si supera una difficoltà andando ad utilizzare più metodologie. Si mettono dei gruppi di ragazzi, si creano dei gruppi di ragazzi, magari 3, 4, 3 diciamo, per ogni computer, ed ecco che magari vengono utilizzate in contemporanea, quindi coesistono più metodologie. Che altro dire? Ovviamente l'ambiente di apprendimento deve essere potenziato dalle tecnologie, quindi un approccio didattico multicanale, questo aiuta veramente. Approccio didattico multicanale, ossia che va a multicanale, scusate, mentre scrivo, parlo, eccetera, eccetera, penso che ovviamente va a stimolare più parti sensoriali, visive, uditive, eccetera, eccetera. Quindi si parla anche di piattaforme learning, di classi virtuali, di laboratorio, di didattica laboratoriale, la quale si inserisce come metodologia diciamo, nell'ambito del learning by doing, cioè imparare facendo, perché ovviamente nella didattica laboratoriale si comincia anche ad avere il concetto di realtà. Ci sono numerosi vantaggi della didattica laboratoriale, quindi gli alunni sono posti di fronte, abbiamo detto, a problemi reali, spesso possono essere attività di gruppo, può essere una didattica motivazionale, spinge la progettazione del lavoro. Suona qualcosa, lo silenzio subito, vi chiedo scusa, non è facile trovare sempre il tempo per fare questi video. Favorisce non ultimo, questo ricordatelo, ve lo scrivo magari in rosso perché magari vi potrebbe essere chiesto e magari non tutti lo sanno, favorisce l'inclusione, quindi l'inserimento favorisce l'inserimento in corso di anno di studenti neo iscritti. Quando vi dico queste cose, sappiate che la maggior parte sono state proprio dimostrate, non sono solo teoria, ma sono studi prima teorici, poi sperimentali, che poi ci hanno fatto fortunatamente ad arrivare, ci hanno fatto arrivare a consapevolezze nuove e diverse. Bene, io anche con questo video direi che basta, è sufficiente. Cominciate ad avere una quantità, penso, abbastanza notevole di materiale. Ovviamente tutto fa brodo, tutto deve essere utilizzato in sinergia con quello che già sapete, con quello che imparate, con i commenti che fate, insomma, io vi invito ovviamente a valutare e seguire tutti i diversi video, perché cerco di darvi delle pillole quotidiane
di nozioni che possono darvi quel valore aggiunto che potrebbe magari essere importante per vincere e superare il concorso. Poi molti di voi mi daranno dei feedback perché all'inizio si parlava del concorso come qualcosa di estremamente lontano, adesso piano piano ci stiamo avvicinando. Allora io vi faccio anche un grande in bocca al lupo, buono studio e buona continuazione di giornata. Ciao a tutti.